mai visto dei soldi strani? Oppure delle armi? Dov'è suo marito? Giorgia Farina, che è la regista del film Amiche da morire, debutto alla regia, innanzitutto complimenti, e Vinicio Marchioni, che è l'unico uomo del film. Allora, innanzitutto, Giorgia, volevo sapere un commento su questa cosa di una donna che racconta delle altre donne. Guarda, come ti è venuto in mente di fare una commedia con tre donne, che nel nostro cinema è molto molto insolito? Proprio perché la commedia femminile in Italia è un inedito, non c'è sempre la donna che fa la parte della madre, della nonna, della sorella, della buona, della brutta, però purtroppo non c'è mai una vera storia al femminile che non cada poi nel melodrammatico, ovvero storie di donne per le donne, che poi sono quelle che a me fanno rizzare i capelli. Si può raccontare una bella storia al femminile che abbia delle caratteristiche di energia e di forza che però sono tipiche dei maschi. E quindi queste donne un po' maschiacci prendono, grazie a questa amicizia che si forma per caso, sicuramente non per loro voglia, prendono e ribaltano il mondo, il loro mondo, e crescono anche diventando delle donne più che donne. E quindi questo è anche un po' un invito al pubblico femminile a unirsi, a diventare molto più che amiche, quasi sorelle, e cercare un po' di prendere a calcioni il mondo che spesso ci relega un po' allo stereotipo di femminucce. Ecco, Vinicio, tu ti sei trovato in un set completamente al femminile. Com'è stata questa esperienza? Bellissimo. Bellissimo, perché penso che ogni uomo, insomma, in qualche maniera si vorrebbe trovare nelle mie stesse condizioni, con tre attrici così e una regista con le idee chiarissime. Quindi è stata, come dire, la miglior condizione possibile in questo film qui. E poi devo dire che mi sono divertito anche moltissimo a farmi prendere in giro, a far sì che tutto quanto si creasse per fare di questo ispettore Malachia proprio una, come dire, una specie di capro espiatorio di tutti gli uomini un pochino piccoli, insomma, che ci tengono tanto, no, a fare i maschi, ma che in realtà poi nascondono dietro di loro una serie di insicurezze, solitudini e bla 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 bla. Giorgia, nel tuo film è una commedia nera, però ci sono anche dei riferimenti in una scena in particolare al western. Come hai pensato di inserirla? E tu hai detto che ti sei molto ispirata a vari generi. Sì, io amo moltissimo il film di genere, western, horror, thriller. Avendo vissuto molti anni all'estero, in America, ho imparato la sottile arte che loro hanno di prendere un genere, spacchettarlo, prendere diversi generi e fare un film che raccolga dentro di sé diversi registri del fare cinema, anche perché il bello del cinema è appunto sperimentare. Western, una grande passione del western sin da piccola, e ho deciso, c'è questo momento dove le tre donne, le anziane del paese, le nostre tre protagoniste si incontrano, e quindi sembra quasi un duello alla Sergio Leone, quindi ho deciso proprio di girarlo e di poi creare una musica insieme a Pasquale Catalano, che è il musicista, di comporre qualcosa che ricordi questo tipo di atmosfera. Ecco, non ci sono le pistole, però c'è un'aria molto molto da duello nella scena. Tra l'altro il western declinato al femminile, perché non ricordo scene del genere. Non c'è mai il western al femminile, infatti una novità. Senti, a proposito dei caratteri, queste donne sono delle donne apparentemente deboli, però in realtà poi si rivelano quelle più forti. Il film tra l'altro esce il 7 marzo, quindi un giorno prima della festa della donna, e quest'anno secondo me è particolarmente sentito, visto il gran numero di omicidi che ci sono stati anche in Italia. Ecco, volevo che voi mi faceste un commento su questa cosa. Questo è uno degli aspetti più brutti del nostro paese degli ultimi anni, credo, al di là della crisi politica, al di là di tutto quanto, ed è un aspetto di quelli che si infila sotto, che ogni tanto si dimentica questa cosa. E quindi se l'occasione della festa della donna, che ogni tanto viene vista come una festa un po' superficiale, mai come quest'anno invece credo che ci sia bisogno di mettere un fuoco molto preciso su questo aspetto qui. Auguriamoci che l'uscita
in concomitanza di Amiche da morire possa aiutare a unire ancora di più tutto questo. Io credo ci sia molta solitudine nell'universo femminile, spesso appunto sentiamo di queste storie di violenza, di omertà, di cui pagano poi le conseguenze le donne. Questo film, anche con un grande sorriso, perché poi in realtà è una commedia, spinge un po' a pensare le donne, unitevi e veramente cerchiamo di essere sorelle.